Buon pomeriggio a tutti amici del canale, qui è ancora il vostro Balbo Toys dalla sua postazione. E oggi vi voglio presentare un oggetto che mi è arrivato, un unboxing in diretta con voi, a tema di una cosa che sicuramente avete sentito parlare in questi giorni fino alla morte ovunque. C'è proprio. Siamo ormai saturi, ma vi prometto che questo sarà il primo e ultimo oggetto del genere che porto. Ve lo voglio mostrare solo perché è particolare, l'ho preso per la mia collezione, proprio perché è un brand famosissimo da milioni di anni ormai, esagerando, che pubblicizza qualcosa a me molto caro a livello sportivo. Non sto parlando di calcio, perché io il calcio praticamente non lo seguo. Sto parlando di pallacanestro. Abbassiamo un po' la webcam, la telecamerina. Portate pazienza dei miei metodi grezzi di fare i video, ma a me piace farli così molto terra a terra. Altro pezzo di scotch, perfetto. Ecco qua, già si intravede la meraviglia. Signore e signori, la Barbie dell'NBA e in particolare dei Chicago Bulls, numero uno, quindi direi che per i tempi era Derrick Rose, probabilmente, non mi ricordo, ma penso di sì. Guardate che bella, veramente nuova di pacca. Con simbolo ufficiale in alto a sinistra, qui alla mia destra comunque, della NBA, simbolo che trovate, si trovava in qualsiasi oggetto dell'NBA, Authentic NBA Team Uniform, Chicago Bulls. La palla Spalding, pantaloncini, felpa da riscaldamento dei Bulls, questo ce l'ho anche io, è bellissima e comodissima questa felpa. Simbolo NBA, simbolo Barbie e simbolo dei Chicago Bulls. Guardate anche le scarpette, ben fatte. Sul retro abbiamo tutte le franchigie NBA, ovvero le squadre: Miami Heat, Indiana Pacers, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Lakers, Orlando Magic, eccetera. Le in teoria, da quello che leggo, scusate lo sbadiglio, sono un po' stanco. Abbiamo 29 bambole, una quindi per ogni franchigia. Quindi volendo potrei cercare di collezionarle tutte. E qui, da collezionista di giocattoli, ma soprattutto da amante del basket, mi viene da pensare che qualche altra di queste potrei cercarle. Mi piacerebbe avere i Lakers e i Boston Celtics per la loro fama e la loro storia. Per chi non lo sapesse, parlare di Los Angeles Lakers e Boston Celtics è come parlare nel calcio di Real Madrid, Milan, delle squadre più importanti internazionali, Barcellona, eccetera. Quindi potrei provare a recuperare, a vedere se esistono, quella dei Lakers. E dunque, dove sono i Boston? Eccoli qua, Boston Celtics. Abbiamo anche i Toronto Raptors, quindi probabilmente era uno dei primi anni in cui la squadra di Toronto era arrivata in NBA.
E abbiamo anche i Vancouver Grizzly, ora non esistono più, la squadra di Vancouver si è spostata. Dunque, vogliamo qualche informazione. Dunque, abbiamo il prodotto NBA Barbie Doll, 2 anni di garanzia valida solo per gli Stati Uniti. Abbiamo numero Mattel in caso ci fosse bisogno di chiamarli. E anche qua di lato abbiamo anche il sito internet della Barbie, probabilmente per andare a vedere gli altri modelli dell'epoca e acquistarli. Sul retro sotto non abbiamo nient'altro. 1998 il marchio di questa bella bambola Barbie, bellissima, meravigliosa, praticamente intonsa. Sono molto soddisfatto dell'oggetto. Questo oggetto viene dal Belgio ed è a sua volta arrivato. Guardate qua, costava 23 dollari Walmart. Che bello vivere negli Stati Uniti, vero? Quando si trovano cose del genere andando al supermercato, mentre io al supermercato trovo solamente giocattoli plasticoni schifosi che non hanno nulla a che fare con le NECA, con le Mego, che negli Stati Uniti vengono veramente vendute nei supermercati. Se vi capita di andarci, sappiate che da Walmart, da Target e in molti altri luoghi del genere potreste trovare oggetti da collezione moderna, marche da collezione e in alcuni casi anche del vintage. Bene, io direi che per oggi vi ho raccontato tutto, vi ho fatto vedere questa bella bambola che così ho messo in collezione persino una Barbie, non ne ho mai avuto di vedere Barbie. Ammetto che questa Barbie dovrò dividerla con mia madre perché dopo che quando ero piccolo ha regalato, aveva anzi prestato in teoria le Barbie a mia cugina, non le ha più riviste e queste gliela farò tenere anche a lei in casa per ricordarsi di quanto amava questa bambola Barbie. E niente, per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e se siete andati a vedere i film delle Barbie magari lasciatemi un commento e fatemi sapere se vi è piaciuto. Io personalmente penso che lo vedrò, non so se lo vedrò al cinema o aspetterò che esca in qualche formato, per scelta mia personale, perché negli ultimi anni non sto andando moltissimo al cinema, non solo per il costo secondo me troppo elevato per molte pellicole, che non ne vale la pena, visto che aspettando un mese lo si trova su Sky e altre piattaforme. Ma per il fatto che non sono molto amichevole con la popolazione umana e a volte mi infastidisce troppo la gente che ho intorno e non voglio rovinare il film sentendo voci o gente che mangia. Sono molto talebano dal punto di vista dei film, li devo ascoltare in silenzio e nella comodità della mia casa. Bene, mi sono dilungato anche abbastanza, siamo a quasi 9 minuti, io vi saluto. E Barbatosi vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!